Salve, sono Fabrizio Blasio, appartengo al SISM, il Segretariato Italiano Studenti in Medicina, di cui rappresento il Local Officer on Public Health, l'LPO. E questo. Allora, la salute scende in piazza dal 22 al 24 aprile. Nel corso della 3 giorni in piazza Cavour ci saranno una serie di attività. Innanzitutto, perché questa manifestazione e poi che cosa accadrà nel corso della 3 giorni? Allora, la manifestazione tendenzialmente nasce perché, a differenza da quanto molti ritenevano, le persone non sono disinteressate nella salute, al contrario, quindi noi vogliamo andare incontro alle persone che difficilmente riescono ad accedere a luoghi in cui di solito si parla di salute, che sono magari le cattedre universitarie, e pertanto andando in quelli che sono le piazze dove loro passano fine settimana a chiacchierare, crediamo di farli sentire più a loro agio. D'altronde siamo noi a parlare, quindi riusciamo a mettere più a loro agio le persone rispetto a una persona con una maggiore esperienza che magari potrebbe creare un maggiore gap nei confronti dell'individuo a cui si vogliono rivolgere le informazioni. Pertanto speriamo di riuscire a comunicare i messaggi più facilmente rispetto ad altri sulla prevenzione. Cerchiamo di riuscire a insegnare la prevenzione cerchiamo di insegnare ai bambini che non devono aver paura del medico, abbiamo tante iniziative anche per questo. E quindi l'obiettivo dell'iniziativa è proprio quello, portare la salute lì dove le persone di solito non riuscivano a riceverlo, portare a quelle fasce di persone che di solito non riuscivano a ricevere i giusti messaggi. Quante sono le associazioni che avete coinvolto in questo progetto? Sono tante, si vede dal manifesto. Sì, sono parecchie perché noi come segretariato avremmo avuto dei progetti che si potevano occupare delle donazioni, però ovviamente sul territorio ci sono associazioni in realtà che fanno questo giorno dopo giorno, lo fanno per tutta la durata del loro anno, e quindi abbiamo ritenuto più giusto coinvolgere la Croce Rossa Italiana per la disostruzione pediatrica, il CGE per la disostruzione pediatrica, si parleranno anche dell'alimentazione, dei corretti stili di vita, il CGM si occuperà di effettuare insieme a FAND, la Federazione delle Associazioni Nazionali Disabili, si occuperanno di fare screening per diabete e rischio cardiovascolare, in quanto noi siamo studenti, possiamo fare dei consigli, ma loro sono dei medici e quindi possono indirizzare una persona a una fascia di rischio, magari da rivolgere al loro medico di fiducia. Ancora collaboriamo con ADMO, che è l'associazione donatori di midollo osseo, perché l'iniziativa in realtà è uno degli argomenti che stanno più a cuore al SISM, quella della donazione del midollo osseo. E AIDO, associazione del donatori di organi, associazione italiana donatori di organi, e ancora associazione Donation, che si occuperà di parlare loro fanno un'iniziativa che si chiama Donarsi con amore, in cui invitano le persone a donare il sangue. Di solito ha sempre molto successo, lo si fa in tutti i comuni, lo hanno fatto già in tutti i comuni della zona. E ancora sono Terme Vulpacchio, che parlano dell'importanza delle cure termali, che spesso le cure termali vengono viste un po' come una sorta di omeopatia. Noi vogliamo insegnare alle persone che non è vero, c'è qualcosa dietro le cure termali, c'è una letteratura scientifica che le sostiene, e pertanto di fatti esiste anche una facoltà adesso in cure termali, pertanto una specialistica in cure termali, quindi crediamo che sia giusto dare un'importanza anche a queste esperienze.